C'è un solo segreto per un'ottima salute. Dottore, quale, quale? Mangiarsi 3 tigli al giorno. Ma ascolti, dottore, non pensa che un segreto così sia un pochettino difficile da mantenere? Hanno d'acqua. Sai, io ti volevo dire una cosa. Io cosa? Ma non è giunto il momento di farmi la patente? No. E perché? Perché ancora non hai l'età. Ma come non ho l'età? Ho l'età giusta. 18 anni appena compiuti. Tu forse hai 18 anni. Ma la mia macchina ancora non ha l'età, non mi ha spaccato contro un palo. Ma fanculo, nonno. Salve, mi dica. Avvocato, sono molto preoccupato. E perché? Mio figlio ha messo incinta la cameriera. In effetti è un bel problema. E mi dica, quanti anni ha suo figlio? Mio figlio, 5 anni. Mappa, cioè lei mi vorrebbe insinuare che suo figlio a 5 anni ha messo incinta la cameriera? Eh sì, perché quel grandissimo figlio di Scrofa, l'altro pomeriggio che pioveva, con uno spillo mi ha bucato tutti i preservativi. Nunzio, ascolta una cosa. Mi sono messo da parte un po' di soldi, però non so come spenderli. Cioè, mi compro una macchina oppure mi sposo? Compriti la macchina. E perché mi accattare la macchina? Perché se a meno se ti fottono, te ne accorgi. Pronto? Pronto, scusi, nella sua cantina. Avete una bottiglia di Ferrarin del 47? Certo che ce l'ho. Ah sì, dice sul serio? Ma scusa, mi sta prendendo. Lei dispone veramente di una bottiglia di Ferrarin del 47? Ma certamente. Bene, allora se la metto dove dico io. Ma per favore, questi bastardi. Io che mi spacco il sedere a lavorare devo c'è poi chiamate da bimbi del cavolo come loro, ma per favore, ma fatemi il piacere per ziccarmi nel... è chiaro numero anonimo. Sì, pronto qui alla caserma dei carabinieri. Sì, mi dica. Per caso, durante la serata, ha ricevuto una telefonata di un maniaco che le chiedeva se lei possedeva una Ferrarin del 47? Sì, esattamente. E lo sa cosa mi ha detto questo gran pezzo di merda? No, cosa mi ha detto? Che quella bottiglia me la doveva mettere in quel posto. Ah, questo? E poi? E poi niente. E quante ore fa è successo? Esattamente, più o meno 4 ore fa. Quattro sì, ore? Fa, 4 ore, sì. Allora adesso la può togliere. È sicuramente a temperatura ambiente. Ma basta, basta, basta! Comunque l'anno qua parlare con un sushi naso che stiamo morendo, no? Andiamo! Forza, tu mi chiesti, forza, mi chiedi. Eo, adesso me ne nasco, che per una goccia, a un cucino da una nave, no?
Buonasera e benvenuti a questa edizione del Tigianni. Ettino! Mandanici, bestemmiatore seriale, tenta ripetutamente di smettere. È andato per noi il nostro Nunzio Curculuto. A te la linea, Nunzio. Grazie per la linea, Gianni. Siamo a Mandanici dal bestemmiatore seriale. E ora andremo a fargli un paio di domande. Signore, cosa pensa del suo vizio? Io francamente ho cercato mille volte di levarmi questo brutto vizio. È riuscito a toglierselo? No, perché ogni volta che penso di esserci riuscito è già ora di fare le 7:30. Questo è tutto, Gianni, a te la linea. No, non ne sei pastorello. Io sono su te bottigli la sassa. Io non ne so bottigli la sassa. Su te bocce di Molenciani. Io non ne so bocce di Molenciani. Sotto l'arancia ci fotte maggiattini. Siamo in onda. Grazie Nunzio, il telegiornale termina qui. Ci rivediamo alle prossime edizioni del Tigianni. Lettino! Ok, vuoi staccare? Che bella! Tretti di aglio al giorno. Ma scusa tutto, secondo lei un segreto? Sì. Uno, due. Uno, due. E qualcuno. Uno, due. Uno, due. Che gente che può fare un siamo stati bravi. Non ti ha chiesto un mazzo comunque. Allora, quando cominciamo con quella là? Stiamo giocando. Stiamo giocando. Tutta No, io non so scionare. Ma tu non ci dici, non mi so scionare. Scusate un po', non mi so scionare. E poi il fazzoletto non è suo, dammi fatto. Jack. Bravo. Ma scusi, però. Ma te ne non so. Sta ridendo! Semmiatore seriale, sai che è diverso? Bravo, col bestemmiatore seriale, stiamo neanche la dentiera perché ti fai. Esatto, col bestemmiatore seriale. Ora andremo a fargli un po' di domande. Signor. Salve, mi dica. Avvocato. E arriva. Canta la macchina. E perché va a cantare la macchina? Perché se almeno si sta contro le antenne. No, sei troppo veloce, non si. No? Ho cominciato a chiedere dai ricordi, se volevamo fare, poi sono. Grazie per venire, Gianni, siamo a Mandanici con il bestemmiatore seriale. Ora andremo a fare un paio di domande. Lei, signor Carrubibi, cosa ne pensa? No, vabbè, non è Carrubibi, perché non è Avorone, io sempre lei cosa ne pensa? Ma non si ascolta una cosa, mi sono messo a parte un po' di soldi. Però non so come devo spendere, un cartamagno oppure un mio marito. A catta da macchina, compare, a catta da macchina. No! Come era buona? Tu a picchiare, no? Cazzo di città, non si scopre. Vabbè, mica si vede. Vabbè, lo faccio. Vabbè. Salve, mi dica. Avvocato, sono preoccupatissimo. E mai?
mio figlio ha messo incinta la... che cazzo è? Che cazzo è? Tua figlia! A camerella! A camerella! Aspetta, si è sentito lui che arriva. Ah, è che cazzo da maghi? E perché mi ha cattato la maghi? Perché sa meno se te la fottuna non te la... Ti ne accorgi, no? Non te ne accorgi. E scusi, dottore, però non pensi che muzzi? È a mio posto. Aspetta un po'. Io non ne so le pastorelle. Sotto i bottigli da sassi. Io non ne so i bottigli da sassi. Sotto i bocci di Molinciani. Io non ne so i Molinciani. Sotto l'arancia ci ho fatto il mangiatore. Picchia no. Allora, sotto i bocci di sott'aceto da fumare poi. Okay. Da fumare la camera però. Perché?